come puoi raddoppiare le vendite del tuo e-commerce. Cioè, qual è quella singola cosa che già da domani mattina, se la applicherai, potrà farti aumentare le vendite del tuo negozio online fino a raddoppiarle quasi senza fatica. Lo so, detta così sembra una frase del classico guru con la Lamborghini noleggiata che ti vende un meccanismo magico nuovo inventato da lui. No, non è così. Qui noi siamo pratici, noi siamo un'agenzia operativa e quello che sto per dirti è molto, molto pratico. E a differenza delle tante promesse campate in aria, questa funziona. Io sono Umberto Masiello, il modellista, e questo è il canale dei Sarti del Web. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice. Oggi ho deciso che voglio prendere spunto da una cosa che è successa proprio a noi Sarti del Web, con un nostro fornitore, per mettere in campo un argomento che è uno di quelli che un po' disturba le persone quando mi fanno delle domande in consulenza, gli imprenditori e le imprenditrici che richiedono una consulenza andando su sartidelweb.it/tutor. Il presupposto è che se anche tu hai un negozio online, un e-commerce, sai perfettamente che c'è un po' questa fantasia: apro un negozio online e funzionerà, venderà, la gente ci andrà, cercherà le mie cose, lo comprerà con nessuna difficoltà, io devo solo aspettare gli ordini. Ecco, se anche tu avevi questa idea e poi hai aperto un e-commerce, hai scoperto che le cose non stanno così. Non ti basta aprire un e-commerce? Non ti basta nemmeno pubblicizzarlo un po'? Quanti e-commerce ci sono al mondo? Quanti e-commerce ci sono al mondo che il tuo cliente può utilizzare al posto del tuo per comprare un prodotto o un servizio simile al tuo? Ecco, se ci pensi, la varietà di scelta che hanno i clienti online oggi è infinita. È infinita. E l'aver creato un negozio online è un po' come aprire una nuova bottega nel centro di Milano e basta. E aspettare che le persone passino per caso e si fermino a comprare. Una volta funzionava, oggi sempre meno. E la brutta notizia è che gli e-commerce che stanno venendo utilizzati sempre di più dai clienti per acquistare stanno avendo contemporaneamente sempre più problemi. Da una parte ci sono i grandi brand, le marche super conosciute, che ovviamente lasciano al cliente un senso di fiducia, quindi per capirci, comprare su Amazon o su Zalando, su Shein, e potremmo andare avanti, è molto, molto meno rischioso che comprare dal tuo e-commerce, che per il cliente magari è totalmente sconosciuto e magari non dà le stesse garanzie, magari non dà la consegna così veloce, non dà la garanzia 100% per il reso immediato, eccetera eccetera. E allora come puoi tu oggi col tuo e-commerce aumentare fino a raddoppiare le vendite senza dover investire ad esempio in pubblicità il denaro che si valuta in milioni che investe ogni anno Amazon? Cioè, come fai a combattere la forza di aziende così potenti, così strutturate, così in vista e così ritenute degne di fiducia? Sto per dirti una cosa che forse non ti aspetti. Lo strumento che ti permetterà di raddoppiare le vendite del tuo e-commerce è un essere umano. Non è un plugin per il tuo sito, non è una nuova funzione per la tua vendita online e non è nemmeno un'intelligenza artificiale fredda che non sa neanche bene cosa dire. Quello che cambierà realmente il tuo e-commerce è la presenza di una persona specifica con un compito specifico. Si chiama Community Manager e ha l'obiettivo, la funzione di gestire il rapporto tra la tua comunicazione online, il tuo negozio online, la tua presenza online e il cliente online. Starai pensando magari al rispondere a domande, rispondere a email, rispondere a messaggi, rispondere a commenti sotto i post, e tutto questo è vero, ma c'è una parte in più. Il community manager, puoi chiamarlo anche in un altro modo, non mi interessa, la persona che si dedica ai tuoi clienti online è quella che una volta si chiamava l'assistenza clienti, adesso chiamala come vuoi, è quella persona che dedica
tutta la propria attenzione a guidare il cliente nell'acquisto online. E magari stai pensando, ma come un e-commerce? La gente compra qui, click, cioè clicca qui, compra qui, paga qui. A che serve una persona? Non può mica essere presente durante l'acquisto. E adesso allora è il momento di raccontarti cos'è successo. Cos'è successo direttamente a me proprio qualche giorno fa. C'è un'azienda da cui ogni anno con i sarti del web acquistiamo alcuni prodotti periodicamente. Ho scelto io quel fornitore e devo essere onesto, l'ho scelto per il prodotto. Ho fatto un po' di ricerca, mi piaceva il prodotto che aveva, mi sembrava un prodotto di buona, quello che mi serviva fondamentalmente, ma aveva una gestione, un rapporto col cliente veramente pessimo. Quando io mandavo le email e dicevo avrei bisogno di un consiglio, di un'assistenza su questo prodotto, la risposta mediamente era guarda, vai sull'e-commerce, c'è tutto. Allora io rispondevo sì, ma se sto scrivendo una mail è perché magari ho bisogno di un'assistenza, vi sto chiedendo un aiuto nell'acquistare, vai sull'e-commerce, c'è tutto. Allora chi mi conosce un po' meglio sa che io non mi fermo, non mi arrendo, e quindi tutti gli anni sono sempre riuscito alla fine con grande difficoltà, anche solo via mail, ma a parlare con qualcuno che mi desse le indicazioni necessarie per poter fare l'acquisto che volevo. E non ti nascondo che ho cercato alternative perché non mi piaceva essere trattato così, perché non mi bastava il semplice e-commerce per acquistare quello che volevo, ma quelle alternative non le ho trovate. E volente o dolente ho dovuto continuare ad acquistare da quel fornitore. Ma poi arriva novembre 2023, contatto nuovamente via mail questa azienda sapendo già cosa aspettarmi, è pronto a rompere le palle abbastanza per ottenere quello che mi serviva in termini di assistenza. Mando la mail che è più o meno la stessa degli anni scorsi, devo fare questo acquisto, avrei bisogno di assistenza. E nel giro di pochissimi minuti mi contatta Amaranta, che saluto se sta guardando questo video o seguendo la puntata, e mi segue passo passo, mi consiglia, mi chiede il materiale che le serviva, mi dà delle tempistiche, mi dà dei consigli, mi aiuta a fare il mio ordine, che naturalmente non ho fatto sull'e-commerce, l'ho fatto ad Amaranta, questa persona che mi ha seguito. E qual è la cosa importante? Vedi, io stavo comprando una cosa identica a quella che ho comprato un anno fa, lo stesso, più o meno lo stesso numero, più o meno la stessa cosa. Quest'anno ho speso il doppio. E allora tu adesso penserai, ti hanno fregato, ti hanno aumentato i prezzi? No, ma hanno tenuto il prezzo dell'anno scorso, anche se hanno fatto degli aumenti, mi hanno tenuto il prezzo dell'anno scorso, io ho speso il doppio comunque, come in upsell, cioè la persona che mi ha seguito aiutandomi ad acquistare mi ha detto ma guarda che volendo ci puoi mettere questa cosa, volendo possiamo aggiungerci il servizio di, volendo possiamo fare quest'altra cosa per te, e io ho comprato tutto. Per cosa? Per comodità. Era una cosa che negli anni passati dovevo far fare al mio staff facendogli perdere un sacco di tempo, e invece oggi ho delegato spendendo di più dell'anno scorso per avere la stessa identica cosa, impiegandoci meno tempo, facendolo in maniera estremamente più comoda. Non esiste il problema del prezzo maggiorato, perché in realtà io non ti sto pagando di più, io mi sto togliendo più problemi e non avrò alcuna difficoltà a riempire maggiormente le tue casse. Ora prendi questa esperienza e traducila nella tua esperienza quotidiana di lavoro, no? Prendi la mia e allora pensa ai tuoi clienti. Se hai un e-commerce e ti aspetti che il cliente vada online, lo veda e vada a comprare, io capisco. E beh, questa cosa succede, non sto dicendo che non succede. Va, vuole spendere 100 euro, trova l'oggetto da 100 euro che vuole comprare, lo compra ed è a posto. Ma cosa succede se quella persona chiede assistenza? Cosa succede se fa una domanda? C'è un bot, un robot che risponde? Cosa succede se quella persona manda una mail? Dopo quanto tempo la ricontatti? E la mail che arriva è una mail automatica o c'è qualcuno che risponde? Quando il tuo cliente fa una domanda sul sito,
che sia tramite WhatsApp, che sia tramite un form per fare domande, che sia via mail. C'è qualcuno che li telefona, entro pochi minuti e dice: ho visto che hai un problema, risolviamolo. Ciao, sono, nome e cognome, e sono qui per aiutarti. Probabilmente no. Io so che molto probabilmente nella gestione del tuo e-commerce tu non hai questa funzione. Perché? Perché sembra troppo. Devo pagare una persona per seguire l'e-commerce? C'è già l'e-commerce, è online, farà il suo lavoro. E in più ti sembra inutile, perché tanto le persone possono comprare senza una persona viva che li segua, è tutto automatizzato. Addirittura la richiesta di recensione è automatizzata, non devo fare niente perché dovrei pagare una persona. Il perché c'è, è enorme ed è nelle tue casse. Non è sul tuo sito il perché, non è che la presenza di una persona viva migliori l'esperienza d'acquisto sul sito. Migliora l'esperienza d'acquisto del cliente, al punto che il cliente mediamente, avendo qualcuno che lo segue, lo consiglia, cioè fa quella che è necessaria in tutti i settori, qualunque cosa tu venga, una consulenza. Quando c'è qualcuno nella tua azienda di esperto che parla con un cliente che per natura esperto non lo è, se no non sarebbe un cliente, sarebbe un tuo concorrente. Beh, se c'è qualcuno di vivo, vero e con delle capacità di gestione del contatto, di vendita, di creazione di una relazione, se c'è quella persona, il tuo cliente è disposto a spendere di più. E non perché dice: ah, c'è una persona, invece che 100 ne metto 200. Non è una cosa automatica, è una cosa psicologica che tu devi comprendere per poterla mettere in atto e ricavare più fatturato da ogni cliente, fino a raddoppiare la spesa del singolo cliente. Perché quando io vengo a comprare qualunque cosa tu venda e ho un dubbio e ho bisogno di qualcuno che mi dia una spiegazione, quello è il momento in cui io sto dicendo all'azienda: per favore, dimmi tu cosa devo comprare, perché io ho paura di sbagliarmi, ho paura di non prendere la cosa giusta per me. E nel momento in cui un'assistenza reale, una persona viva, mi contatta, mi telefona, ascolta le mie esigenze, io le spiego, capirai che quella persona può darmi le giuste indicazioni su cosa comprare, indicarmi cosa devo comprare e dirmi anche: guarda, pensavi di comprare questa cosa da 100, ma nel tuo caso specifico, per le tue esigenze specifiche, devi comprare anche quest'altra cosa, poi quest'altra, alla fine ne spendi 200. Se ti sembra una mossa tipo meschina, no? Vado a spremere il cliente, gli ciuccio più soldi che può, no, non funziona così. L'obiettivo di avere una persona che segue il tuo cliente non è ciucciargli il denaro dal portafogli e fregarlo. Attenzione, è il contrario. È dargli l'esperienza d'acquisto migliore e più completa possibile. Tu sai perfettamente che se io vengo sul tuo e-commerce, qualunque cosa tu venda e compro una cosa, c'è la possibilità, anzi è quasi sicuro, se non sicuro, che ci sia qualcos'altro che mi serve e che completa la mia esperienza d'acquisto. Se vendi delle scarpe, ci saranno dei calzini adatti a quelle scarpe. Se vendi dell'oggettistica da casa, ci sarà dell'altra oggettistica da casa che completa l'esperienza. Se vendi abbigliamento, vendi un maglione, ci sarà quel pantalone o quella gonna che gli sta bene a fianco. Cioè, vendere di più al cliente non è finalizzato semplicemente a ciucciare i soldi, è a renderlo più felice, a renderlo più soddisfatto. Il cliente più felice, più soddisfatto, torna a comprare da te più velocemente, con meno problematiche, e spende di più. È la naturale conseguenza di una buona azione col cliente. Quando tu dai al cliente una grande soddisfazione, lui sarà molto contento all'idea di tornare a prendere quella soddisfazione. Quindi torniamo alla domanda iniziale. Qual è quella cosa che devi fare da domani per raddoppiare l'incasso del tuo e-commerce? Devi prendere una persona viva, formata, preparata a fare quella cosa e dirle e darle l'indicazione di essere disponibile quando il cliente chiede informazioni o vuole comprare. E basta.
sembra una cosa da poco, non lo è, perché comunque ci vuole una persona in più, ci vuole una certa formazione, ci vuole un certo tempo da dedicare, ma a fronte del risultato direi che ne vale la pena. Grazie di aver seguito la puntata fino qui e spero ti sia stata utile a comprendere quanto oggi un e-commerce non sia un sostituto di un negozio, sia un vero negozio e ha delle necessità, come ad esempio la pulizia, l'eleganza, il personale, eccetera, eccetera, eccetera. Se vuoi saperne qualcosa di più sul Laboratorio dei Sarti del Web, ci trovi su isartidelweb.it o sul nostro canale YouTube, sul social che preferisci, sul canale podcast che preferisci, un po' dappertutto, perché oggi è così che si aumenta il fatturato della tua azienda. Ci vediamo alla prossima puntata, grazie, buon lavoro e buona comunicazione online.